Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Wrist Addiction. Io sono Marco Branca e sono un appassionato di orologi. Quanti di voi attendevano questa recensione? Anche io, un sacco. È finalmente arrivato il momento di recensire anche il Tudor Black Bay GMT e ringrazio un sacco Manuel Vittozzi per avermi prestato l'orologio. È il suo, quindi grazie come sempre per la fiducia e per avermi dato questa possibilità. Scopriamolo insieme e a voi il video. Abbiamo parlato tanto di Tudor ultimamente, di ciò che è stata in passato e di cosa invece rappresenta oggi. È però arrivato il momento di parlare di uno degli sportivi moderni più amati della casa. Prima di continuare però vi invito a mettere un bel mi piace a questo video, iscrivervi ovviamente al canale e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi nessuna pubblicazione. Il fenomeno dell'irreperibilità degli sportivi Rolex è esploso in questi anni parallelamente all'uscita dei nuovi sportivi Tudor. Qui è ovvio, io non conosco le mosse della casa, ma inizio a pensare che Tudor stia gradualmente prendendo il posto di Rolex, o meglio, di ciò che una volta era Rolex. Ottimi orologi, robusti, ben fatti e venduti a prezzi abbastanza accessibili, anche per l'uomo medio, diciamo così. Esempio, il Rolex GMT, orologio molto bello, robusto, affidabile, ben fatto, le caratteristiche che ho appena elencato, ma pensate un po', praticamente impossibile da comprare, almeno a prezzo di listino. So che sembra assurdo, ma questa è la realtà dei fatti. Un cliente normale, pagante, in concessionaria non può avere questo orologio, così come altri sportivi Rolex. C'è troppa richiesta e le consegne sono limitatissime. Risultato, irreperibilità ed inflazione nel mercato secondario. Ma arriviamo al punto del video. Eccolo qui, l'orologio di oggi, il Tudor Black Bay GMT. Questo rappresenta in qualche modo l'altro lato della medaglia. La qualità è altissima, secondo me è paragonabile al Rolex GMT. Ma questo si trova a prezzo di listino, a differenza del Coronato. Si va in boutique, lo si ordina e dopo un po' di tempo, boom, sul polso. Strano di questi tempi, vero? Scherzi a parte, credo, e non sono neanche l'unico a pensarlo, che questo processo sia una manovra molto ben architettata. Stiamo a vedere cosa succederà in futuro. Ora parliamo di lui. Presentato alla fiera di Baselworld del 2018, il Black Bay GMT è uno degli orologi più chiacchierati degli ultimi anni. Fin dal primo momento ha spaccato in due il pubblico, una parte lo adora, l'altra lo odia, ritenendolo un banale homage del vero, tra virgolette, GMT. Definirli homage, ragazzi, è molto, molto sbagliato. Tudor ha sempre rappresentato l'alternativa economica a Rolex, di fatto sono sempre state la stessa azienda. Se volete approfondire, guardatevi il video che ho fatto sulla sua storia. Questo orologio nelle linee e soprattutto nei colori ricorda molto il Rolex GMT, ma non l'ultimo modello. Così come altri membri della famiglia Black Bay, prende ispirazione dal passato della Maison, dal primo Rolex GMT, il 6542. Di fatto questi nuovi Tudor sono una reinterpretazione moderna del passato della casa, ed è per questo che sono così affascinanti, così vintage. Sono più aggraziati, di basso profilo, proprio come i Rolex di una volta. Avrete notato una differenza estetica rispetto ai classici Black Bay GMT. Come potete vedere, qui è presente la scritta Ronchi sul quadrante. Si tratta infatti di una versione limitata a 90 pezzi, realizzata in esclusiva per il famoso concessionario milanese, in occasione del loro 90° anniversario. A parte questo dettaglio, è un normalissimo Black Bay GMT. A livello estetico trovo sia un orologio molto ben riuscito. Le linee sono classiche, ma anche d'impatto. Dal mio punto di vista è veramente originale, pieno di carattere, basta guardarlo per rendersi conto che l'idea alla base di questo design è stata pensata in modo molto preciso, prendendo chiaramente ispirazione dal passato, ma con una freschezza moderna in linea con il nuovo spirito della Maison. La cassa è davvero un capolavoro, le anse presentano frontalmente la classica satinatura degli sportivi Rolex Tudor. Lateralmente è lucida, ma il punto di transazione tra i due tipi di lavorazione è un bisello lucido realizzato in modo veramente impeccabile. Non è una semplice rifinitura estetica, o meglio, lo è, ma non si limita a questo. Crea una sorta di contorno della cassa, un qualcosa che ne esalta le linee. Può sembrare una piccolezza, un dettaglio, ma è qui che si fa la qualità, ragazzi, nei minimi dettagli. Il diametro di questa cassa è di 41 mm, perfetti secondo me per uno sportivo come questo, anche se probabilmente mi esalterei tantissimo a vederne magari una versione da 38. E qui tirerò fuori l'unico reale difetto di questo orologio nell'intera recensione, che è lo spessore di questa cassa. Lo hanno notato in molti, ed è vero, l'orologio è piuttosto alto, la cassa è molto importante. Secondo me avrebbe dato il massimo con 1-2 mm in meno di spessore,
ma spezzando una lancia a favore di Tudor, credo sia stata una pura esigenza tecnica. Queste forme però non lo rendono più scomodo, sia chiaro, ma meno versatile, probabilmente sì. Una cassa più sottile sarebbe stata sicuramente più elegante, ma ragazzi, rimane comunque un orologio sportivo, quindi questa critica rimane di puro gusto più che altro. Ad ore 3 troviamo la corona, anche qui con una lavorazione di altissimo livello. Presenta una zigrinatura che ne aumenta il grip e, frontalmente, una decorazione con il fiore di Tudor, così come gli altri membri della famiglia Black Bay. È a vite ed il serraggio è veramente fluido e performante. Una volta chiusa garantisce all'orologio una resistenza all'acqua notevole di ben 200 metri. Non è propriamente un diver, ma una doccia o perché no un bagno al mare, secondo me non gli rileva nessuno. Il quadrante è molto semplice, nero, e presenta indici a bicchierini riempiti di pasta luminescente. Mi piace moltissimo il piccolo logo, discreto e di basso profilo. Presenta il classico simbolo dello scudo, qualcosa di importante per Tudor che vuole sottolineare la robustezza dei loro orologi. Più in basso troviamo le scritte GMT e Chronometer Officially Certified. L'orologio è infatti certificato COSC, ma del movimento parliamo tra poco. Il gioco sfere è il classico Snowflake Tudor, una caratteristica che a molti non piace, ma ragazzi, è proprio ciò che lo rende unico, un vero Tudor. Queste lancette sono un classico della Maison da molti anni, più precisamente dal 69, apparsi sui Submariner e diventate immediatamente iconiche. Sono una caratteristica distintiva, o piacciono o non piacciono, perché volerlo diverso? A me fanno impazzire. Ad ore 3 è presente la finestra della data, molto ben integrata nell'insieme. Spesso è un dettaglio che può rovinare la simmetria dei quadranti, ma non è questo il caso. Ovviamente, trattandosi di un GMT, è presente una quarta lancetta, quella delle 24 ore. È rossa e molto piccola. Per chi non lo sapesse, si tratta di una complicazione molto comoda, che permette al possessore di tener traccia di più fusi orari nello stesso quadrante. Sostanzialmente, questa lancetta compie un giro completo del quadrante in 24 ore, anziché 12. Va utilizzata, ovviamente, insieme alla lunetta girevole, all'inserto GMT. Ruota in modo bidirezionale con 48 scatti, molto netti, difficile che si sposti. L'azionamento è comodo, ma non quanto un diver chiaramente, perché qui abbiamo meno scatti. L'inserto ricorda parecchio i GMT di una volta, complice anche il materiale di quest'ultimo, alluminio, meno resistente della ceramica, ma a mio avviso infinitamente più bello da vedere, più caldo, più vintage. Il tutto è sovrastato da un vetro zaffiro bombato, molto ben fatto, che ricorda tantissimo, ovviamente, per la bombatura, i caldi plexi del passato. Girando la cassa possiamo dare uno sguardo al fondello, molto semplice, senza nessuna lavorazione particolare. Qui però è presente l'incisione per ronchi, ma ve lo ricordo, questa è un'edizione speciale. All'interno troviamo il movimento di manifattura MT5652, un buon calibro con certificazione COSC, quindi molto molto preciso. Presenta 70 ore di riserva di carica, 28.800 alternanze orarie e ovviamente fermo macchina e ricarica manuale. Sono movimenti molto giovani, ragazzi, quindi qui è difficile parlare di affidabilità, è qualcosa che scopriremo soltanto tra qualche anno. Per ora posso dirvi che le caratteristiche tecniche sono veramente buone. Questo movimento ha la lancetta delle ore indipendente da quella delle 24, la corona in posizione 1 fa infatti scattare la lancetta delle ore di ora in ora, mentre quella delle 24 rimane ferma. Questo permette di leggere ben 3 fusi orari. Tecnicamente parlando, manca lo scatto rapido della data, che però si può impostare in modo super veloce ruotando la lancetta delle ore. Il bracciale è molto bello e, se avete visto la puntata sul Black Bay 58, è praticamente identico. Presenta maglie piene a lavorazione satinata. Esteticamente ricorda i vecchi bracciali a rivetti di una volta, ma è puramente una soluzione estetica, non è un vero rivetti. I perni delle maglie sono a vite ed il tutto risulta robusto e pesante. La clasp è semplice ma molto ben realizzata. Presenta una chiusura di sicurezza tipica degli sportivi, con il logo di Tudor inciso e ben visibile. I bracciali Oyster di Rolex sono sempre stati famosi per la loro comodità e qui ne abbiamo la riconferma. L'orologio è comodissimo e avvolge il polso che è una meraviglia. Il diametro di 41 mm sul mio polso, che ve lo ricordo, è da 17 cm, calza veramente a pennello. Se proprio vogliamo essere puntigliosi, forse sì, è un po' alto, ma la comodità, ripeto, non ne risente per nulla. Tirando le somme di questa recensione lo avrete capito, l'orologio è veramente di qualità. Si tratta di un GMT affascinante e pieno di carattere,
che per quanto mi riguarda non ha nulla da invidiare al cugino Rolex, anzi, a mio avviso, a mio modo di vedere, è persino più bello. Non è un segnatempo perfetto, nessuno lo è, ma nel complesso trovo sia riuscito sotto ogni punto di vista. Se cercate un GMT importante, ottimamente costruito e dallo spirito vintage, ve lo consiglio caldamente. Tudor è una casa dal fascino unico, che porta ancora, nelle produzioni moderne, la filosofia dei Rolex di una volta. Che siano questi Tudor, questi nuovi Tudor, i nuovi Rolex? Voi cosa ne pensate a riguardo? Ditemelo con un commento. Io posso dirvi che sono stato felicissimo ed onorato di averne avuto un altro tra le mie mani. Grazie a tutti per essere arrivati fino a qui. Vi ricordo che oltre agli appuntamenti classici qua su YouTube con i video del mercoledì e del sabato, ci vediamo tutti i lunedì in live su Twitch per il nostro talk show settimanale, ovviamente a tema orologi, un domanda e risposta da me e tutti voi. Un posto dove avrete la possibilità di comunicare con me e tanti altri appassionati di questa bellissima community. Quindi vi aspetto super numerosi, vi lascio il link qui sotto in descrizione. Volevo ringraziare, come in ogni video, tutti i miei patrons, i miei sostenitori attivi, che giorno dopo giorno, mese dopo mese, mi aiutano con una piccola o grande donazione completamente libera mensile. E questo, ragazzi, è una delle cose che mi sta aiutando concretamente a trasformare questo canale nel mio lavoro, quindi grazie mille ragazzi, non sarebbe la stessa cosa senza di voi. Se questo video vi è piaciuto, ovviamente lasciate un bel like qui sotto e magari commentate per dirmi cosa ne pensate. E ovviamente, ma ne dubito, se non siete ancora iscritti, cliccate questo link. Grazie a tutti.